Amici e appassionati della grande pallavolo, amici di Volleyball World Italia, un saluto, una buona domenica e un buon pomeriggio da Luca Piantelli. Questo è il Palacoim di Offanengo per questa importantissima sfida valevole per la penultima giornata del girone di ritorno della Pool Salvezza, sfida che vede di fronte la formazione di casa della Cromavis Eco DB Offanengo, che affronta la formazione della Daisy Shipping Academia Messina in quello che è uno scontro mai come questo, che possiamo considerare uno scontro salvezza, perché ci sono in palio dei punti assolutamente vitali per l'una e per l'altra formazione. Quest'oggi qui al Palacoim, pubblico delle grandi occasioni, quindi un saluto a tutti quelli che ci stanno seguendo dal Cremasco, ma soprattutto un saluto anche a tutti i tifosi appassionati che ci stanno seguendo da quella splendida terra che è la Sicilia e che stanno seguendo la propria formazione in streaming su Volleyball World Italia. Avete visto le squadre che hanno già provveduto al saluto, noi salutiamo anche e ringraziamo quelli che sono i due arbitri che sono appena stati presentati dallo speaker del Palacoim, e quindi il primo arbitro che sarà Angelo Santoro, il secondo arbitro Emilio Sabia, ed ora ci sono gli starting player, il 6+1, si parte da Messina che mette in campo la miglior formazione agli ordini disponibile, agli ordini di coach Fabio Bonafede. In palleggio ci sarà il capitano Margherita Muzzi, l'opposto è Aurelia Ebatombo, le schiacciatrici di posto 4 Valentina Martilotti e Giorgia Silotto, che continua a sostituire l'infortunata Robinson. Al centro Melissa Martinelli e Valentina Mearini, il libero è Giorgia Faraone, come detto il tutto agli ordini di coach Fabio Bonafede. Per quanto riguarda la formazione cremasca, formazione confermata rispetto a quella che ha sconfitto Vicenza 3-2 della scorsa settimana con Galletti in palleggio, l'opposta è Martina Martinelli, le schiacciatrici di posto 4 sono Ailey Nelson e Francesca Trevisan, i centrali, le centrali Letizia Anello e Marina Cattaneo, libero è capitan Noemi Porzio, il tutto agli ordini di coach Giorgio Bolzoni. Come detto, punti vitali qui al Palacoim quest'oggi a disposizione dell'una e dell'altra formazione, con l'altra formazione che è coinvolta nel discorso salvezza, che è Montale, che ha anticipato il match di ieri vincendo 3-0 in casa con Marsala. Dopo vi daremo conto della classifica e di tutti i possibili intrecci che questa giornata, ma anche l'ultima giornata della prossima settimana, vedrà in questa pool salvezza davvero sconsigliata ai deboli di cuore. Tutto pronto, occhi sul campo, perché è pronta la formazione messinese a mettere in gioco il pallone. Si partirà con la P1 di Margherita Muzzi dai 9 metri. Servizio su Nelson, Galletti, palla dietro per Martinelli, il primo punto è della formazione cremasca, il primo punto è dell'opposta bergamasca, Martina Martinelli dai 9 metri, Letizia Anello. Servizio su Faraone, Muzzi, palla dietro per l'attacco difeso da Nelson, contrattacco affidato a Trevisan che va a pizzicare le mani del muro di Martilotti. Il secondo punto è della formazione cremasca. Si scrive al tabellino la schiacciatrice vicentina, MVP della scorsa settimana proprio in quel di Vicenza.
Vittoria 3-2 delle ragazze di Coach Bolzoni, sempre anello dai 9 metri. Muzzi stavolta sceglie il primo tempo di Merini, che non trova il Taraflex. Martinelli si appoggia al muro di Merini, ma un'altra possibilità Ofanengo, nuovamente con Martinelli, parata di Muzzi, poi Ofanengo consegna, diciamo così, un'altra free ball a Messina, che stavolta non sbaglia e è vincente l'attacco di Valentina Martinotti. Il primo punto per la formazione guidata da coach Bonafede, che arriva da 6 vittorie consecutive, inaugurate proprio con la vittoria di Messina contro Ofanengo nell'andata di questa pool salvezza. Martinelli, money out su Silotto, 3-1 Ofanengo in avvio di primo parziale. È proprio la schiacciatrice bergamasca dai 9 metri. Tutta di Martinelli, che si ferma sul nastro. Errore al servizio per lei. Punto per Messina. Dentro Martinelli, Melissa al centro con Valentina Mearini, che andrà al servizio. Galletti deve andare in bagher, palla difficile per Trevisan, che picchia forte, la palla ritorna per Trevisan, che al secondo tentativo non sbaglia. Francesca Trevisan, 4-2. La stessa Trevisan al servizio. Servizio su Silotto, Muzzi e Batombo, passa sopra il muro di Ofanengo. Non riesce poi Porzio a difendere questo pallone. Terzo punto per Messina, è proprio Aurelia e Batombo al servizio. Approfittiamo anche per dire che questa sarà l'ultima partita qui al Palacoim per capitan Noemi Porzio. Notizia che è arrivata proprio in settimana, diffusa proprio dalla società cremasca. Gran difesa intanto della stessa Porzio. Silotto con il pallonetto, Ofanengo può andare al contrattacco con Trevisan, c'è la difesa di Marti, di Muzzi, e poi da seconda linea e Batombo non sbaglia, perfetta parità. Dicevamo, capitano Noemi Porzio, che concluderà la sua carriera proprio la prossima settimana in quel di Sant'Elia, nell'ultimo match della formazione cremasca di questo primo e storico campionato di Serie A2. Galletti per Cattaneo, in campo il suo attacco in fast, 5-4. La stessa Marina Cattaneo dai 9 metri, mentre si accomoda in prima linea anello. Servizio di Cattaneo su Silotto, Muzzi si mette in proprio, brava Nelson a non far cadere questa palla. Martinelli può solo però appoggiare, mette in difficoltà la difesa di Messina, si arrabbia coach Bonafede con la sua formazione. Era un palleggio, possiamo dire, innocuo, arrivato nella metà campo isolana, che vale però il 6-4, punto che assegniamo a Martinelli. Nuovamente Cattaneo dei 9 metri su Martinotti, palla per Silotto, che trova la parallela libera. Quinto punto per Messina. Nervi tesissimi qui al Palacoim, pubblico delle grandi occasioni. Con una rappresentativa anche abbastanza importante, arrivata dalla Sicilia a sostenere la formazione di coach Bonafede. Ailey Nelson con il diagonale, 7-5, punto per la schiacciatrice da San Jose, California. Giulia Galletti al servizio,
batte 7, risponde 5 in questo primo set su Martinotti, il primo tempo di Martinelli. Muro di contenimento Cremasco, nuovamente Nelson che stavolta gioca da par suo con le mani dal muro e regala l'8-5. Più 3 per la formazione di coach Bolzoni in apertura. Sempre Giulia Galletti al servizio. Su Faraone, Muzzi per il posto 4 di Martinotti, ma c'è ancora il muro di contenimento Cremasco. Martinelli non chiude, può contrattaccare Messina, nuovamente con Martinotti che stavolta trova il money out. Valentina Martinotti, sesto punto per la formazione isolana, con Melissa Martinelli al servizio e Valentina Mearini che si accomoda in prima linea. Salto flotta, il servizio di Martinelli su Nelson. Galletti apre il gioco per Martinelli da questa parte che non trova il punto. Nelson, gran botta, la palla con una difesa flipper ritorna poi nella metà campo Cremasca. Anello non trova e spreca malamente questo contrattacco Letizia Anello per il settimo punto di Messina che si rifà sotto. Melissa Martinelli, sempre dai 9 metri la centrale maglia numero 2, ancora su Trevisan, Galletti su Anello, la difesa, il muro e poi il bel pallone tenuto da Galletti, può contrattaccare con Orelia e Batombo. Parziale di 3-0 per Messina e 8 pari. Prosegue il turno servizio di Melissa Martinelli su Trevisan. Galletti apre il gioco per Nelson ancora con il pallonetto che la stessa Martinelli legge in maniera positiva. Martinotti, diagonale vincente anche con l'aiuto del muro di Ofanengo. Vantaggio isolano 9-8. Con il parziale che si allunga, 4-0 di parziale, sempre Melissa Martinelli al servizio, problemi per la ricezione in qualche modo, Anello riesce a rimandare il pallone dall'altra parte, poi è fuori asta. Altra disattenzione simile alla precedente per Messina, che probabilmente avrebbe potuto gestire in maniera diversa questa situazione. Bene per la formazione nero-verde che ritorna a fare punti, 9 pari e Aileen Nicole Nelson al servizio. Servizio su Martinotti, Muzzi per la stessa Martinotti, vincente Valentina Martinotti, 10-9, batte 10, risponde 9, capitan Muzzi è pronto a rimettere in gioco il pallone. Servizio su Trevisan, Galletti, primo tempo di Anello che stavolta anticipa il colpo, anticipa il muro, nulla può Faraone in difesa e nuovamente perfetta parità, 10 pari. Stessa Letizia Anello con il servizio su Silotto, la palla ritorna nella metà campo Cremasca, ringrazia Cattaneo e 11-10. Vediamo se andrà a cercare nuovamente Silotto con il suo servizio da posto 5. Stavolta è Faraone a ricevere Muzzi, primo tempo di Mearini. È vincente. 11 pari. Valentina Mearini. Martinotti. Servizio salto flotta su Trevisan, la palla ritorna nella metà campo di Messina che ha una free ball ancora con Mearini. In campo l'attacco di Mearini
e nuovamente contro parziale Messina 12-11, ma siamo punto a punto, amici. Questa partita al Cardiopalma sino ad ora punto a punto. Galletti apre il gioco su Trevisan, c'è la difesa di Martilotti, può contrattaccare Messina. Gran botta di Aurelia e Batombo, ingiocabile veramente questa giocatrice quando riesce a trovare questi angoli, questi colpi e questa potenza nel braccio. Corre ai ripari coach Bolzoni con il time out, doppio vantaggio per Messina, siamo 13-11. E vi diamo conto anche per completezza di quella che è la giornata di questa pool salvezza. Con l'aiuto della nuova app messa a disposizione dalla Lega Pallavolo. Come detto, Montale ha sconfitto Marsala 3-0, Cremona ha sconfitto Sant'Elia 3-1. In campo quest'oggi Albese, Vicenza, Vicenza avanti 15-8, 12-11 avanti Perugia-Lecco e questo match 13-11 avanti Messina qui al Palacon di Ofanengo. Si ripartirà dal servizio di Martilotti, Galletti, palitro per Martinelli, in campo gran diagonale dell'opposta bergamasca che vale il punto numero 12 per Ofanengo. Stessa Martinelli dai 9 metri. Servizio su Faraone, Muzzi parla dietro e Batombola, gran difesa di Nelson e poi non riesce a gestire il contrattacco a Fanengo. 14-12, mantiene due lunghezze di vantaggio Messina. Servizio affidato a Valentina Mearini. Prima si deve asciugare il Taraflex. Può ricominciare il match 14-12 avanti Messina, servizio affidato a Valentina Mearini, servizio su Nelson, Galletti per Cattaneo, la difesa di Martilotti, il contrattacco affidato a Baton Ball, muro di contenimento di Ofanengo che può contrattaccare con Martinelli, il muro di Martinelli, Melissa stavolta che chiude la porta in faccia a Martina. 15-12, massimo vantaggio isolano sul più 3, sempre Mearini dai 9 metri, Galletti nuovamente per Cattaneo, la palla finisce larga, errore per lei, 16-12. Un gap che si sta allargando, quello della formazione ospite, incita la propria formazione coach Bolzoni di proseguire, set ancora che mente aperto, Trevisan in ricezione, Galletti palla in 4 per la stessa Trevisan, la palla è out sul muro di Batombo. 13° punto per la formazione nero-verde. Francesca Trevisan dai 9 metri, servizio su Silotto, Muzzi palla dietro e Batombo, gran diagonale strettissimo di Aurelia e Batombo, 17-13, è proprio lei ad andare dai 9 metri.
su Porzio, Galletti per Nelson, muro di contenimento e contrattacco di Messina, stavolta si va su Silotto, la palla però è out sull'attacco di Giorgia Silotto, 14° punto per Ofanengo con Cattaneo al servizio. Servizio di Cattaneo che a lungo regala il 18-14 a Messina. Giorgia Silotto al servizio. Anello in qualche modo, Faraone riesce a difendere questa palla, Nelson ancora, Faraone con un miracolo, palla ancora viva e attaccabile da Martilotti che picchia forte, c'è la difesa di Ofanengo, Messina però ha la possibilità, anzi no, perché Ebatombo commette fallo in palleggio, punto per la formazione neroverde. Punto numero 15. Giulia Galletti a servizio. Servizio su Martilotti, deve spostarsi Muzzi, palla filata a Ebatombo, diagonale, c'è la difesa di Galletti e la palla che va per una free ball nella metà campo di Messina, Muzzi per l'attacco di Martilotti, ma c'è il muro di Martinelli a dire di no. Torna a meno 2 la formazione cremasca. Sempre Galletti dai 9 metri. Servizio su Faraone, Muzzi palla dietro e Batombo, stavolta è vincente il suo attacco, passa in mezzo al muro il suo pallone consegnando il 19° punto alla formazione di coach Bonafede. Time out chiesto da coach Giorgio Bolzoni. Vi diamo conto anche della classifica di questa pool salvezza dopo i due match disputatesi nella giornata di ieri. Spere Chiemona quota 42, Tecno Team Albese quota 41 con la Orocash Lecco. Tutte e tre queste formazioni hanno già la salvezza in tasca. A quota 36 Emil Bronzo Montale, il Bronzo 2000 Montale e Groma Visecco di Biofanengo, 35 punti per Messina, 30 punti per Vicenza. Sant'Elia quota 30, già retrocessa in Serie B1, come anche la Sigel Seap Marsala quota 21, Club Italia quota 19 e 3M Pallavolo Perugia a quota 18. Melissa Martinelli dai 9 metri, è un ace il suo, 20-16. Torna a più 4 la formazione isolana quando ci avviciniamo alla conclusione di questo primo set. Sempre Melissa Martinelli, servizio stavolta su Trevisan, primo tempo di Anello. È stata anche l'invasione del muro di Messina, punto numero 17. Ailey Nicole Nelson. Servito su Silotto, Muzzi palla per Martilotti, in campo 21-17, veramente grandissima squadra quella di Messina che anche quest'oggi sta confermando e ci sta confermando perché arriva da 6 vittorie consecutive. Martinelli
picchia forte, punto numero 18 per Offanengo. Letizia Anello dai 9 metri. Batte ancora da posto 5, vediamo se andrà a cercare il posto 5 di Messina come in precedenza, anzi no, va su Martilotti, Muzzi, primo tempo di Merini che se ne va, non c'è il tocco. Non c'è il tocco del muro, punto numero 19. Sempre Letizia Anello. Servizio ancora su Martilotti, deve andare Faraone in bagher e Batobò può solo rimandare dalla parte nella metà campo cremasca. Palla gioco aperto per l'attacco di Trevisan che non chiude. Muzzi, palla dietro che se ne va. Sull'attacco di Martilotti, 21-20. Time out stavolta chiesto da coach Fabio Bonafede. Offanengo che ha messo a segno un parziale che ha consentito alla formazione di coach Bolzoni di tornare a meno uno in questo primo set. Partita e set, per non dire ogni singolo punto che si gioca, per ogni singolo dettaglio che una delle due formazioni saprà o non saprà mettere sul terreno di gioco. Batte 20, risponde 21, si ritorna in campo dopo il time out di coach Bonafede, sempre con Letizia Anello al servizio. Su Faraone, Muzzi e Batombo passa sopra al muro di Offanengo, 22-20. Valentina Martilotti batte 22, risponde 20 su Porzio. Galletti palla dietro per Martinelli. Vincente Martina Martinelli usa le mani del muro di Messina e regala il punto numero 21 alla formazione cremasca. È proprio lei ad accomodarsi dai 9 metri. Servizio che effettuerà da posto 1 la schiacciatrice opposta bergamasca. Servizio di Martinelli su Faraone, Muzzi e Batombò, il muro di contenimento di Offanengo che può contrattaccare. Cattaneo, esplode il pala Coim su questo punto di Marina Cattaneo, 22 pari, ristabilita, perfetta parità. Sempre Martinelli al servizio. Servizio su Faraone, Muzzi, il primo tempo di Merini è vincente, 23-22. La stessa Merini che andrà a servire con Melissa Martinelli che rientra in prima linea. Nervi a fior di pelle qui alla Palacoim, dentro e fuori dal campo. Nelson Galletti cerca di mettersi in proprio, la palla è per Silotto ma c'è il muro di Cattaneo. 23 pari, si infuria coach Bonafede per questo mancato contrattacco della propria formazione che poteva valere la prima palla set. Siamo nuovamente in perfetta parità, 23 pari. Trevisan dai 9 metri, Silotto deve spostare, Muzzi e Batombò passa sopra il muro. Aurelia e Batombò, sarà proprio lei ad andare al servizio, la prima palla set nelle mani della schiacciatrice dell'opposta maglia numero 14.
Galletti per Nelson, può contrattaccare nuovamente e Batombo picchia forte, parata di Trevisan, contrattacco affidato a Martinelli che picchia forte e trova il 24 pari con anche l'invasione del muro di Messina, punto che però assegniamo a Martinelli. Saranno i vantaggi a decidere questo primo parziale. Prima però c'è un cambio dentro con la maglia numero 4 Sara Ciancio per Aurelia e Batombo, va a rinforzare il reparto arretrato con il secondo libero coach Bonafede. 24 pari. Faraone, Muzzi, palla per Scilotto, c'è la difesa di Ofanengo che può contrattaccare, palla difficile per Nelson che non sbaglia. Aili Nicole Nelson, 25 a 24. Time out chiesto da coach Fabio Bonafede. Veramente momenti palpitanti qui al Palacoim, un set che sembrava essere indirizzato nella fase finale a favore della formazione ospite. Ora la formazione di casa fronteggerà la prima palla set, sempre nelle mani di Marina Cattaneo. Si chiude il cambio, ritorna Aurelia e Batombo per Sara Ciancio, vuole garantirsi la possibilità e un attacco importante. Coach Bonafede, Marina Cattaneo, il suo servizio che se ne va out, brutto errore questo di Cattaneo. ...25 pari... Giorgia Scilotto, servizio su Trevisan, Galletti per Nelson, Aili Nicole Nelson from San Jose, California. 26 a 25. Altra palla set per Ofanengo nelle mani di Giulia Galletti. Servizio su Scilotto, Muzzi per Martilotti, il muro di contenimento di Ofanengo che può contrattaccare, palla affidata a Martinelli che non passa il suo attacco, brutto errore anche per Martinelli. 26 pari, occasione sprecata, ed ora Messina avrà a disposizione un turno al servizio importante come quello di Melissa Martinelli che ha già messo a segno due ace questo parziale. Nelson, palla che non viene ricevuta in maniera perfetta da Ofanengo, può contrattaccare Mearini e lo fa bene. 27 a 26, ora tutto nuovamente ribaltato, palla set per Messina. Sempre Melissa Martinelli a servizio. In rete il servizio di Martinelli che si arrabbia non poco per questo errore. 27 pari. Aili Nicole Nelson dai 9 metri. La ricezione di Scilotto, Muzzi per il gioco per Martilotti. Vincente. 28 a 27.
Capitan Muzzi dai 9 metri. Servizio su Nelson Galletti, palla per Trevisan, la difesa in qualche modo Fanengo riesce a attaccare nuovamente Trevisan, la difesa di Silotto, Muzzi, palla per Martilotti, il muro e in qualche modo poi c'è una free ball per Fanengo. Galletti, primo tempo su anello, 28 pari. Nervi a fior di pelle, dentro o fuori dal campo, tra le panchine. D'altronde 28 pari, siamo solo al primo set, amici. Letizia Anello al servizio. Servizio di Anello su Silotto. Muzzi, il primo tempo di Marini, la difesa di Offanengo. In qualche modo c'è la free ball che non viene concretizzata da Messina, perché l'appoggio è completamente sbagliato. 29-28. Altra palla set per la formazione cremasca. Letizia Anello sempre dai 9 metri. Servizio su Faraone, Muzzi, Mearini in campo. 29 pari. Siamo quasi a 35 minuti di set. Siamo solo al primo set. Martilotti dai 9 metri. Nelson Galletti su Cattaneo. In qualche modo Messina riesce a difendere, ma è free ball. Croma Viseco di Biofanengo, Martinelli, c'è l'invasione del muro di Messina. 30-29. Cambio per Offanengo. Dentro Virginia Marchesi per il servizio su Martinelli. Batte 30, risponde 29 in questo interminabile primo set. La ricezione abbondante che non passa per Offanengo. 31-29. Il primo set è per la formazione di casa che ora avanti un set a zero. Noi facciamo una brevissima pausa dopo questo primo set veramente al cardiopalma, ma rimanete incollati alla TV, a qualsiasi vostro apparecchio da cui state vedendo questa partita, perché ne vedremo nelle belle. Ci riaggiorniamo per il secondo set, sempre qui dal Palacon di Offanengo.
Secondo set, riprendiamo la linea qui dalla Palacoim di Offanengo, dopo un primo set davvero palpitante, finito 31 a 29 per la formazione di casa. Prima dell'inizio del secondo parziale vi diamo conto dei numeri del primo parziale, con l'attacco che è pressoché speculare, 44% quello di Messina contro il 42% quello di Offanengo. È speculare anche la ricezione, 69% Offanengo, 67% Messina. Due muri messi a segno da Offanengo, un muro messo a segno da Messina. Per quanto riguarda i punti individuali, 8 punti per Martina Martinelli da una parte. Intanto c'è l'ace di Martinelli, anzi di Hailey Nelson, scusate, in avvio di parziale. Dicevo, 8 punti per Martina Martinelli di Offanengo, a cui hanno risposto gli 8 punti di Aurelia e Batombò, l'opposta di Messina. Sempre Hailey Nelson dai 9 metri, nuovamente problemi per la ricezione, è un altro ace messo a segno dalla schiacciatrice Made in USA di Offanengo. Quinto ace di squadra, prosegue Hailey Nelson su Silotto e Batombò da seconda linea. La palla viene difesa da Offanengo, che può andare al contrattacco con Trevisan, che non sbaglia. 3-0. Sempre Hailey Nelson al servizio su Martilotti, Muzzi per la stessa Martilotti, la palla ritorna indietro, può imbastire un'altra azione d'attacco. Gran difesa di Offanengo. Messina pensava di aver già messo a segno il punto e Batombò da seconda linea, il pallonetto è vincente di Aurelia e Batombò, che non è solo forza, potenza, è anche precisione, astuzia, intelligenza, e ce l'ha dimostrato in questa azione, l'opposta di Messina. Messina che muove il tabellone per quanto riguarda il secondo set. Muzzi dei 9 metri, Galletti se ne va, il primo tempo di Anello, un primo tempo troppo anticipato forse della centrale di Via Aosta, e secondo punto per Messina. Sempre Muzzi a proseguire il turno al servizio su Nelson. Galletti per Martinelli, il muro di Mearini e la perfetta parità che è stata ristabilita subito al 3-0 di Offanengo. Ha risposto 3-0 di Messina. Sempre capitan Margherita Muzzi al servizio, è un ace questo di Muzzi, 4-3. Sempre Muzzi ancora su Porzio, palla per l'attacco, ma c'è il muro di Mearini sull'attacco di Trevisan. 5-3. La reazione della formazione isolana. Sempre Muzzi. Questa P1 di Messina su Porzio. Galletti apre il gioco per Trevisan, la difesa di Faraone, il contrattacco di Batombò che picchia forte, c'è Porzio in difesa, in qualche modo Trevisan, il contrattacco nuovamente Batombò, gran diagonale di Aurelia e Batombò, 6-3. Si fanno sentire anche i tifosi di Messina giunti qui al Palacoim,
c'è stata abbondantemente la reazione della formazione ospite, parziale di 6-0 dopo il 3-0 iniziale di Offanengo in questo secondo parziale. Time out chiesto subito per spezzare il ritmo alla formazione ospite da coach Bolzoni. Si prosegue dopo il time out di coach Bolzoni con il servizio di Margherita Muzzi. Galletti per Anello, vola Faraone, contrattacco affidato a Martilotti che non sbaglia. 7-3, è una macchina da punti il contrattacco di Messina. Questo avvio di secondo set. Sempre Muzzi su Nelson. Galletti, primo tempo che torna indietro, quello di Anello. Palla per Trevisan. C'è il tocco di Faraone. Torna a fare punti Offanengo, ritorna in campo Cattaneo, pronta per il servizio Anello. Servizio out, quello di Letizia Anello, 8-4. Valentina Martilotti. Servizio su Nelson, Galletti palla dietro per Martinelli, Martinelli, quinto punto per la formazione nero-verde, la stessa opposta bergamasca dai 9 metri. Su Faraone, palla per Ebatombo, in campo Orelia Ebatombo, 9-5. Valentina Mearini, servizio di Mearini su Trevisan. Galletti per Cattaneo, la difesa di Silotto, ancora Batombo che non passa stavolta. Punto per la formazione di casa, punto numero 6 per Offanengo, 9 punti invece quelli di Messina che ha 3 lunghezze di vantaggio e da gestire questo secondo parziale. Francesca Trevisan dai 9 metri. Su Silotto si deve spostare Muzzi, palla per Ebatombo, il muro di Cattaneo. E punto numero 7. Sempre Trevisan. La palla ritorna nella metà campo di Offanengo, palla del contrattacco affidata a Nelson, vola Faraone, poi il muro di Offanengo, può contrattaccare, anzi no, e Batombo. Il punto è di Offanengo, l'ottavo punto. Colloquio Capitan Muzzi con il primo arbitro.
9-8, Matteotto risponde 9, Trevisan dai 9 metri su Martilotti, Muzzi, primo tempo di Martinelli, vincente per il decimo punto della formazione isolana. Aurelia e Batombo al servizio. Servizio su Porzio, Galletti per la seconda linea di Martinelli che non chiude. Scilotto, palla staccata, c'è il muro di contenimento e il contrattacco. Ailey Nelson mette tutti d'accordo per il punto numero 9. Marina Cattaneo. Su Martilotti, Muzzi, primo tempo nuovamente di Melissa Martinelli, vincente. 11-9, si affida alla sua centrale, Capitan Muzzi, con la ricezione che le sta dando ragione in questa circostanza. 11-9 Messina, Giorgia Scilotto al servizio su Nelson, Galletti per la stessa Nelson, Faraone sulla diagonale, Batumbo, palla difficile per Martilotti, in qualche modo Fufanengo tiene questo pallone vivo. Il primo tempo di Martinelli ancora in qualche modo a flipper Martilotti, Fufanengo ha la possibilità pulita del contrattacco con Ailey Nelson, la palla è out, non c'è nessun tocco. 12-9, torna più 3 Messina, sempre Giorgia Scilotto, servizio su Trevisan, Galletti per l'attacco in campo di Letizia Anello. Per chi riceve, 10 per chi batte. Galletti su Martilotti, Muzzi, primo tempo di Martinelli, stavolta la difesa di Galletti, palla per Nelson, la palla ritorna nella metà campo cremasca, Martinelli e Batombo, Faraone, palla per Scilotto, la difesa di Fufanengo e Messina c'ha la possibilità con questo attacco di Martilotti, ma vola in difesa ancora e poi c'è il punto. Palla che ci sembrava in realtà in campo, vista però dal primo arbitro out. Melissa Martinelli al servizio. Servizio su Porzio, Galletti per Nelson, il muro di Mearini. 14-10. Sempre Martinelli, la palla è out. Punto numero 11 per Fufanengo. Sempre a rincorrere a tre lunghezze e ripartirà dal servizio di Ailey Nicole Nelson. Servizio su Martilotti, Muzzi per la stessa Martilotti, block out. Undici e si ritorna nella P1 di Messina con Muzzi. Prima però c'è il time out chiesto da coach Bolzoni.
partita molto tesa, molto calda, ma anche molto caldo qui al Palacoin quest'oggi, sia per il tanto pubblico presente in campo, sia per la tensione palpabile in tutte le protagoniste ed i protagonisti di questo match, che come dicevamo in apertura assegna punti di vitale importanza per l'una e per l'altra formazione. Si ripartirà dal 15-11 per Messina con il servizio affidato a capitan Muzzi. Galletti, palla per Martinelli e Batombò riesce a difendere questo pallone. Martilotti, ben posizionata Nelson. Galletti apre il gioco per Trevisan, nuovamente Martilotti in difesa, palla dietro per Batombò che non riesce ad attaccare perché la palla è fuori asta. Punto numero 12 per Offanengo. Letizia Nello al servizio. Servizio su Martilotti, in qualche modo la palla arriva nella metà campo cremasca, che può però contrattaccare con Martinelli. Silotto tiene in difesa, viene chiamata anche ad attaccare da seconda linea. Trova la difesa di Offanengo, Trevisan si appoggia al muro, ricostruisce Galletti, sempre per Trevisan, c'è il muro di Mearini. Occasione sprecata questa da Offanengo sul contrattacco, 16-12 Messina. Valentina Martilotti al servizio, batte 16, risponde 12. Su Trevisan, Galletti per Martinelli, Batombò non riesce in difesa a tenere questo pallone vivo, forse anche perché il pallone era stato sporcato anche dal nastro dopo questo attacco dell'opposta bergamasca, che ora vediamo pronta dai 9 metri. 16-13 avanti Messina. Si fa sentire il pubblico di Messina giunto qui a Offanengo, quindi complimenti anche a loro per il lungo viaggio per arrivare a sostenere la propria formazione in questa partita davvero importante. Martina Martinelli al servizio. Muzzi, primo tempo vincente di Mearini. ...17-13... Tessa Mearini, Valentina Mearini al servizio. Su Nelson, Galletti, palla per Martinelli, vincente la sua pipe per il punto numero 14... Francesca Trevisan. Su Martilotti, il primo tempo di Martinelli stavolta non trova il campo, Martinelli dall'altra parte non trova neanche lei il campo e Batombò si schianta sul muro di Offanengo. Questo attacco altissimo di Aurelia e Batombò. ...18-14... è proprio suo il servizio, palla che ritorna direttamente nella metà campo di Messina. Ringrazia Melissa Martinelli, massimo vantaggio isolano, 19-14, più 5. Sempre Batombò dai 9 metri.
Porzio, Galletti per Nelson, il muro stavolta è di Muzzi. 20-14, vola più 6 Messina. Nelson in ricezione, Galletti per Cattaneo, Faraone in difesa e Batumbo per il contrattacco. C'è la difesa di Martinelli, Galletti per la stessa Martinelli, il muro torna sporca e fa tornare indietro il pallone. Nelson colpisce Faraone, in qualche modo poi Messina riesce a ristabilire questo pallone che può adesso contrattaccare con Silotto che aggiusta la rincorsa. Trova il muro di Ofanengo e la copertura non è positiva di Martilotti. Punto per Ofanengo, 15esimo messo a segno dalla formazione cremasca, che ha ben 5 lunghezze da recuperare. E ripartirà dal servizio di Cattaneo. Cattaneo su Silotto, che viene chiamata anch'essa ad attaccare, non trova, trova il muro e Batumbo, palla altissima, la difesa di Trevisan di tutta carriera, Martinelli, palla che è stata sporcata dalla difesa di Messina. Il 16esimo punto di Ofanengo è firmato da Martina Martinelli. Sempre Cattaneo dai 9 metri. Su Martilotti, palla per Silotto. Palla che è out. Palla out, prende un abbaglio stavolta, lo dobbiamo dire, il secondo arbitro. Punto per Messina, 21-16. Primo arbitro che ha chiesto il supporto del secondo arbitro. Il quale, come detto, purtroppo ha preso un abbaglio. Punto per Messina, 21-16, c'è da discutere in questo caso, ma c'è Giorgia Silotto pronta per rimettere in gioco il pallone. Nelson, Galletti per la stessa Nelson, non c'è il tocco del muro stavolta, vede bene il primo arbitro, 22-16. Sempre Giorgia Silotto dai 9 metri su Trevisan, Galletti per Anello, vincente Letizia Anello. Il punto numero 17, sono sempre 5 i punti da recuperare per Ofanengo. E si ripartirà dal servizio di Giulia Galletti. Servizio su Martilotti, Muti su Martinelli, vincente 23-17. Melissa Martinelli al servizio, Nelson, Galletti per il primo tempo appena accarezzato di Lea Dianello, che vale il punto numero 18 per Ofanengo. In dirittura d'arrivo però la formazione isolana, 23-18 per le ragazze di coach Bonafede. Ailey Nelson dai 9 metri,
prima si deve asciugare il Taraflex. Quest'oggi, come detto, fa molto caldo e ogni azione deve esserci l'intervento delle cosiddette asciughine, che ringraziamo quest'oggi qui al Palacon per il loro lavoro. Aileen, Nicole Nelson. Servizio out di Nelson, 24 a 18, la prima di numerose palle set nelle mani di Muzzi. Nelson, Galletti per anello, punto numero 19. Stessa anello che ora andrà dai 9 metri con Messina, che potrà sfruttare diverse occasioni partendo proprio dalla propria ricezione e con il proprio attacco. Batte 19, risponde 24. Faraone Muzzi, primo tempo vincente di Merini, che la chiude subito, finisce 25 a 19, un set per parte. E noi facciamo una brevissima pausa e ci riaggiorniamo per il terzo set, sempre qui dal Palacoin di Ofanengo.
Terzo set, riprendiamo la linea qui dal Palacoin di Offanengo al 31-29 della formazione di casa, ha risposto il 25-19 della formazione ospite, che a livello di numeri ha sicuramente a numeri positivi rispetto a Offanengo, con un attacco che è al 37% contro il 29% di Offanengo. 5 muri messi a segno contro i 2 messi a segno da Offanengo, riceve meglio 67 contro 61 di Offanengo. Per quanto riguarda i punti individuali, segnaliamo i 6 punti di Valentina Mearini da una parte e i 4 punti di Martinelli, Anello e Nelson dall'altra. Si parte con l'errore al servizio di Muzzi. È ripartito ancora con la più 1 come nel set precedente, coach Bonafede, più 1 che aveva fatto molto male dopo il parziale di 3-0 iniziale di Offanengo. 1-0 per la formazione di casa, Letizia Anello al servizio. Mearini, la palla è out. La palla è out, ma c'è il tocco di Trevisan che alza sportivamente la mano. Il punto di Messina, 1-1. Martilotti dai 9 metri su Trevisan, Galletti per Martinelli, vincente. Passa sopra il muro la schiacciatrice bergamasca. Schiacciatrice bergamasca che ora vediamo al servizio, troviamo al servizio. In rete il suo servizio, 2-2. Torna Melissa Martinelli per la prima linea con Valentina Mearini che andrà a servire per Messina. Trevisan, Galletti per Cattaneo, è vincente su attacco in primo tempo. ...3-2 Offanengo con Francesca Trevisan dai 9 metri. Trevisan su Martilotti, problemi in ricezione, non riesce poi a imbastire l'attacco, viene assegnato l'ace a Trevisan, 4-2. Sempre Trevisan dei 9 metri dopo l'asciugatura del Taraflex. Batte 4, risponde 2. Servizio su Silotto, Muzzi e Batombo. Passa sopra il muro. Aurelia e Batombo. Terzo punto. E la stessa è Batombo al servizio. Nelson, Galletti, palla che è giocabile in maniera vincente da Silotto in posto 4, che ristabilisce la parità, 4-4. Sempre Batombo dai 9 metri. Galletti per Nelson, Ailey, Nicole, Nelson, 5-4. Servizio Cattaneo con Anello che prende posto in prima linea. Marina Cattaneo.
Martilotti, Muzzi per Martinelli che non chiude nuovamente Nelson. C'è il tocco sull'attacco di Aileen Nicole Nelson, 6-4 per la formazione cremasca. Cattaneo sempre al servizio, Sussilotto che viene chiamata anche ad attaccare, difesa d'istinto di Martinelli, palla giocabile per Nelson, il muro di Muzzi, non c'è la copertura di Ofanengo su questo attacco di Nelson. Quinto punto per la formazione di coach Bonafede, che va a catechizzare Giorgio Silotto che ora andrà al servizio. Giorgio Silotto che ci ricordiamo qualche anno fa, non molto distante da qua, quel di Lurano in serie B1. Martilotti intanto trova un angolo sguarnito, lasciato sguarnito colpevolmente dalla difesa di Ofanengo, e fa 6 pari. Sempre Silotto dai 9 metri. Trevisan deve rincorrere Galletti questo pallone per la seconda linea di Martinelli e va Tombò in difesa, Martinelli vola Porzio, ancora Nelson, la palla non cade, attacco di Martilotti, stavolta è out, non c'è il tocco, almeno questo è l'indicazione del primo arbitro. ...7-6 Ofanengo... stavolta c'è da discutere nella metà campo di Messina, noi ci troviamo dalla parte opposta e non siamo chiaramente in grado di poter aver visto in maniera positiva. Giulia Galletti batte 7, risponde 6 su Silotto, Muzzi per Martilotti, stavolta sì, c'è il tocco al muro di Ofanengo per il 7 pari, punto di Valentina Martilotti. Melissa Martinelli, su Porzio, Galletti apre gioco su Martinelli, Martina, Martinelli, gran palla questa giocata dall'opposta bergamasca, 8-7. Hailey Nicole Nelson, su Martilotti, deve andare Faraone ad alzare questo pallone proprio per Martilotti, la difesa di Trevisan, Galletti apre il gioco per la stessa Trevisan che si appoggia al muro, può rigiocare Ofanengo, cambia lato su Martinelli, Martina, ma non trova il punto, Martilotti picchia forte, parata di Porzio e contrattacco affidato nuovamente a Martinelli che non chiude muro di contenimento, primo tempo di Mearini che non trova il Taraflex, Trevisan, c'è Faraone sulla difesa lunga, Martilotti nuovamente, Ofanengo riesce solo in un primo momento a difendere questo pallone, ma il punto è per Messina, perfetta parità, 8 pari. Ovviamente si deve pulire il Taraflex prima di ritornare alla P1 con Margherita Muzzi sul servizio di Messina. Su Porzio, Galletti per Martinelli, il muro di Martilotti, 9-8.
sempre Muzzi. Nelson, Galletti apre il gioco su Trevisan, il muro è out. Nove pari. Letizia Nello al servizio, batte 9, risponde 9. Servizio su Silotto, palla filo rete. Punto per Messina. Non ci è chiaro questo fischio dell'arbitro. 10 a 9 per Messina e Martilotti pronta per il servizio. Servizio che si ferma sul nastro, questo di Martilotti. 10 pari. Martina Martinelli. Un set che si preannuncia anche questo assolutamente vietato, i deboli di cuore. La ricezione di Silotto, Muzzi e Batombo, non va il suo attacco perché la palla rimane nella metà campo isolana. 11 a 10. Sempre Martina Martinelli al servizio. Su Faraone, Muzzi, primo tempo e c'è la difesa di Offanengo. Martinelli appoggia solamente nella metà campo di Messina e Batombo picchia forte, passa sopra e trova il punto e si riscatta dall'azione precedente. Undici pari. Nearini. Valentina Mearini si accomoda al servizio con Melissa Martinelli che ritorna in prima linea. Servizio che con l'aiuto del nastro vale l'ace per Messina. 12 a 11. Ci riproverà Mearini dai 9 metri. Servizio su Trevisan, Galletti per la stessa Trevisan, palletta che ritorna nella metà campo di Offanengo, Porzio, bagger rovesciato per Trevisan. 12 pari. La stessa Trevisan dai 9 metri. Servizio su Silotto, Muzzi, palla alta per Batombo che fa partire un missile dall'alto verso il basso. 13 a 12, è proprio lei ad andare dai 9 metri. Trevisan, Galletti per l'attacco di Cattaneo, vincente, 13 pari. Stessa Marina Cattaneo al servizio con Anello, tornata in prima linea per Offanengo. Servizio
adesso su Martinotti. Il primo tempo di Martinelli è vincente. ...14-13... Giorgia Scilotto dai 9 metri per Messina. È vincente questo servizio di Scilotto, gran servizio da posto 1 a posto 5, teso che vale il più 2, 15-13. Time out chiesto da coach Bolzoni, 15-13, un set per parte, 15-13 avanti Messina. Diamo un'occhiata a quello che sta avvenendo negli altri campi. Vicenza 3-0 su Albese, 17-22-20 il punteggio. Perugia 3-0 su Lecco, 20-19-15. Squadre che eccetto Vicenza non hanno più nulla da dire a questo campionato. Mi riferisco a Perugia, Lecco e Albese. L'unico match in corso è quello del Palacoim. Io Fanengo che vi stiamo trasmettendo. Un set per parte, 15-13 avanti Messina. Alla ripresa delle operazioni con Giorgia Scilotto sempre al servizio su Nelson. Galletti per Anello, c'è la difesa di Martinelli, il contrattacco di Martinotti, la palla ritorna indietro. Muzzi, primo tempo di Melissa Martinelli, ma la palla si ferma a filo rete, ne approfitta Galletti per il 14° punto nero verde. La stessa Giulia Galletti dai 9 metri per la P1 della Cromavis EcoDB Offanengo. Su Martinotti, Muzzi per la stessa Martinotti, la gran difesa di Porzio, palla del contrattacco affidata a Nelson, c'è Martinotti sulla diagonale, va Tombò, palla che non può essere attaccata e che si trasforma in una free ball per Offanengo. Nelson spreca malamente questa occasione del pareggio, ben imbeccata anche da Galletti perché il muro era il muro 1. Palla se ne va fuori, 16-14, si rammarica e non poco coach Bolzoni per questa occasione sprecata e si ripartirà dal servizio di Melissa Martinelli. Su Trevisan, Galletti per Anello. Quindicesimo punto, Cromavis Eco di Biofanengo. Ailey Nicole Nelson. Servizio abbondante che non viene sfruttato però da Offanengo e la chiude Mearini. Altra occasione sprecata dalla formazione cremasca. Questa ricezione abbondante. E ora si ritorna alla P1 di Margherita Muzzi, il capitano e palleggiatrice della Daisy Shipping Accademia Messina. Servizio su Trevisan, Galletti per Martinelli che aggiusta la rincorsa, la difesa della stessa Muzzi, palla al contrattacco e va Tombò che colpisce Galletti. 18-15. Sempre Muzzi al servizio.
Porzio Galletti per il primo tempo vincente di Anello, punto numero 16. Anello, dai 9 metri, Faraone, Muzzi, primo tempo vincente di Mearini, 19-16. Martinotti al servizio, batte 19, risponde 16. Palla che se ne va direttamente out. Per il 17° punto di Offanengo. Martina Martinelli al servizio. Su Faraone Muzzi, ancora su Mearini, la palla si ferma, ritorna anzi nella metà campo messinese, il pallonetto, c'è Galletti in difesa, Martinelli, palla del contrattacco, picchia forte il muro di Mearini che sta facendo quello che vuole a filo rete, 20-17. C'è ancora un time out chiesto da coach Bolzoni. Diverse le occasioni sprecate per impattare da Offanengo, ne ha approfittato Messina che ora è avanti di 3 lunghezze che deve gestire quando ci apprestiamo ad arrivare alle fasi decisive di questo set molto importante, perché assegnerà il primo punto messo in palio quest'oggi al Pala Coim. Si ritorna quindi in campo dopo il secondo time out di coach Bolzoni e si ripartirà con Mearini al servizio. Trevisan, Galletti per Cattaneo, la difesa di Messina che può contrattaccare, Batombò, picchia forte, c'è Martinelli in difesa, Offanengo può rigiocare con Trevisan, Martinotti, Muzzi, palla nuovamente per Batombò, vola in difesa Offanengo che poi non riesce a capitalizzare il contrattacco, 21-17. Sempre Mearini dai 9 metri. Su Trevisan, Galletti per la stessa Trevisan, il muro di Melissa Martinelli, 22-17, vola a più 5 mettendo una seria ipoteca a quello che è il parziale in corso. La formazione ospite. Mearini su Trevisan, Galletti per la pipe di Martinelli, vincente Martina Martinelli, punto numero 18. Francesca Trevisan al servizio.
Trevisan. Martinotti in ricezione, Muzzi palietro per Eba, Tombò picchia forte, c'è Martinelli in difesa, Galletti per Nelson, Faraone puntuale sulla diagonale, Scilotto a una mano, la difesa di Trevisan, nuovamente Martinelli, c'è Muzzi in difesa, Eba, Tombò, gran diagonale sui tre metri di Eba, Tombò. 23 a 18. Doppio cambio intanto per coach Bolzoni. Dentro Casarotti per Martinelli e Ilaria Anello per Galletti. Oreglia e Batombò al servizio dopo aver messo a segno il punto. Con un più 5 rassicurante la formazione isolana si appresta a terminare questo parziale. Casarotti per Nelson, il muro, ma poi c'è il punto di Porzio e la palla che viene rigiocata proprio da Ofanengo. Cattaneo, la palla è out. 24 a 18. La prima di numerose palle set, sempre alle mani di Oreglia e Batombò. Nelson, Casarotti per Anello, Ilaria Anello. Si segna nel tabellino di Ofanengo. Dentro la sorella gemella Letizia in prima linea con il servizio affidato a Marina Cattaneo, batte 19, risponde 24. Cattaneo, servizio su Scilotto, palla filo rete che viene poi difesa sul primo tempo da Ofanengo. Il primo tempo va nell'altra metà campo, Scilotto, c'è la difesa di Cattaneo, Nelson in qualche modo. Punto numero 20 per Ofanengo. Sempre Cattaneo al servizio. Cattaneo, salto flotto il suo servizio su Scilotto, Muzzi. Si incarta un po' la palleggiatrice di Messina, punto numero 21 per Ofanengo e time out, il primo chiesto da coach Bonafede in questo secondo set. Parziale ancora rassicurante perché ci sono tre lunghezze ancora da gestire per la formazione isolana. Ofanengo si fa sotto e si fa sentire in questo finale di set. Sempre Marina Cattaneo dai 9 metri alla ripresa delle operazioni dopo il primo time out di coach Fabio Bonafede. Silenzio di Cattaneo su Martinotti, Muzzi su Martinelli che non chiude, può rigiocare poi Ofanengo dopo l'attacco di Nelson in qualche modo, poi il pallone va nella metà campo messinese, non giocabile per Eba Tombò, palla per Nelson che picchia forte sul muro ma c'è l'invasione del muro di Messina, il punto è di Ofanengo che arriva a quota 22. Time out intanto chiesto nuovamente dalla partita di Messina.
24-22. Time out che facciamo anche noi in telecronaca, vista la temperatura del Palacoim, vista anche l'intensità del match. Si ritorna a giocare 24-22, due time out chiamati in brevissimo tempo da coach Bonafede, servizio sempre nelle mani di Cattaneo. Sono altri due set point, possibilità di chiudere questo parziale per Messina. Sempre Cattaneo, sempre su Silotto, Muzzi, palla dietro per Eba Tombò, vincente Eba Tombò, 25-22, il primo punto in palio qui alla Palacoim, se lo aggiudica la formazione di Messina. E noi facciamo una brevissima pausa e ci rivediamo per il quarto set, sempre qui, dal Palacoim di Ufanengo. Quarto set, riprendiamo la linea qui dal Palacoim di Ofanengo. 2-1 avanti la Daisy Shipping Accademia Messina dopo il 25-22 del set precedente. Andiamo a vedere i numeri, vi diamo conto dei numeri del set precedente, tutti favorevoli alla formazione di coach Bonafede, che ha attaccato con il 42% contro il 36% di Ofanengo, ha ricevuto con l'81% contro il 68% della formazione di casa, va 4 muri a 0 rispetto alla formazione cremasca. 7 punti per Eba Tombò e 5 per Martilotti, il computo degli score per quanto riguarda la metà campo isolana. Invece
Per quanto riguarda Offanengo, segnaliamo i 4 punti di Ailey Nicole Nelson. Primo punto di Messina ad aprire questo parziale, che riparte dalla P1 di Muzzi, capitan Margherita Muzzi. Servizio su Nelson, Galletti palla dietro per Martinelli, il suo pallone non viene toccato da nessuno, la palla è out, secondo punto. Nelson, Galletti per Trevisan, la difesa di Silotto, palla per Batombò, vincente 3-0 Messina, che inizia alla grande questo quarto set. Sempre Muzzi dai 9 metri, Porzio Galletti per il primo tempo vincente di Letizia Anello. Adesso Letizia Anello al servizio. Servizio su Faraone, Muzzi per il primo tempo di Merini, chirurgica la centrale di Messina anche in questo caso. ...4-1 e Martilotti dei 9 metri su Nelson. Galletti per Cattaneo, la difesa di Martilotti e Batombò, c'è Galletti in copertura, Porzio per Trevisan, sporca il muro, c'è Faraone in difesa, nuovamente Batombò, vincente 5-1. C'è un cambio dentro, Alessia Pomili per Marina Cattaneo. Sempre Martirotti dei 9 metri, primo tempo di Pomili, viene difeso in maniera incredibile da Martirotti, ci riprova con l'attacco, ancora Faraone in difesa e Batombò con il palleggio, la palla cade, è vincente questo attacco, grande difesa da parte di Messina, che sta disputando non solo questa partita ma un filotto di partite incredibile. E questo ultimo pallone messo a terra è sintomatico di come il match abbia preso e stia prendendo la strada verso la Sicilia. Ricordiamo che nella prossima settimana la formazione di Coach Bonafede affronterà in casa Montale, che ora si trova a pari punti con Offanengo ma con una vittoria in più e quindi davanti ad Offanengo, e Messina e scusate Offanengo invece andrà a Sant'Elia nell'ultimo match che sarà decisivo per queste tre formazioni per la permanenza in Serie A2. Martilotti prosegue il suo turno al servizio, 6-1 su Nelson. Galletti per Martinelli, il muro di Merini è vincente. Dentro Giulia Bartesaghi per Martina Martinelli.
Artesaghi che oggi vedremo giostrare nel ruolo di opposto. 7-1. Trevisan, Galletti per la stessa Trevisan, c'è Faraone, c'è anche Silotto in copertura. Faraone con questo bagger alto, primo tempo di Pomili, c'è la palla difesa da Muzzi e Batombo di centro. 8-1. Messina che con questi tre punti che si stanno configurando qui alla Palacoim andrebbe a più due suo Fanengo, che al momento sarebbe la prima formazione a retrocedere in Serie B1. Alessio Pomili, secondo punto per la formazione cremasca. Giulio Barteseghi al servizio. Servizio su Faraone, Muzzi per Mearini, c'è la difesa di Ofanengo. Trevisan si appoggia al muro, la palla ritorna nella metà campo di Ofanengo, ma c'è l'invasione di Pomili. 9-2. Mearini al servizio su Nelson, Galletti per Pomili, vincente, terzo punto per la formazione cremasca. Francesca Trevisan al servizio. Muzzi, palla dietro per Batombo, c'è il muro di contenimento di Ofanengo che può andare al contrattacco. Nelson, non c'è il tocco, l'errore per Aileen Nicole Nelson, 10-3. Aurelia e Batombo dai 9 metri. Nelson, Galletti, palla dietro per Barteseghi, è vincente Giulia Barteseghi per il quarto punto cremasco. Alessia Pomili dai 9 metri. C'è l'ace per Pomili, il quinto punto di Ofanengo. Pomili dai 9 metri, Muzzi, palla dietro per Batombo, il muro di Ofanengo, può contrattaccare nuovamente Batombo, vincente Aurelia e Batombo, 11-5. Torna Porzio in seconda linea con Giorgia Silotto. Trevisan, Galletti per Anello, vincente Letizia Anello per il sesto punto
della Kromovich Ekodivi Offanengo, che ha sempre 5 lunghezze da recuperare, e ripartirà dal servizio di Giulia Galletti. Faraone, palla per Batumbo che arriva da seconda linea, la difesa di Galletti, possibilità del, anzi no, non c'è il contrattacco per Bartesaghi, c'è per Martinotti, c'è l'invasione di Bartesaghi, 12-6. Melissa Martinelli dai 9 metri. Campo il servizio di Martinelli, ace 13-6. Time out chiesto da coach Bolzoni, il suo secondo in questo quarto set. Cerca in tutte le maniere il coach di Offanengo di trovare una svolta nella propria formazione in un, con un punteggio, quello che si sta profilando, che vede Messina aver indirizzato in maniera importante il match. Si fanno sentire e ne hanno ben d'onde i tifosi qui alle mie spalle, giunti dalla lontana Messina per sostenere la propria formazione. E sino ad ora li sta abbondantemente accontentando. Melissa Martinelli, sempre dai 9 metri, dopo il time out di coach Bolzoni, Trevisan, Galletti per Anello, la palla ritorna indietro, Bartesaghi picchia forte, la palla non tocca il tetto del Paracoi, ma nuovamente Bartesaghi picchia forte in campo, il suo attacco in diagonale, settimo punto per Offanengo, 13-7. Ailey Nicole Nelson dai 9 metri. Palla alta per Martinotti, picchia forte, usa bene le mani del muro di Offanengo, l'esperta schiacciatrice, classe 88 della Desi Shipping Accademia Messina, che ritorna con la propria P1 con Capitan Margherita Muzzi al servizio su Nelson. In qualche modo la palla arriva nella metà campo di Messina e va a tombo. 15-7. Sempre Muzzi dai 9 metri, Nelson, Galletti per Trevisan, la difesa di Silotto, Muzzi per Ebatombo che usa il muro, 16-7. Cambio in regia per coach Bolzoni, dentro Casarotti per Galletti. Porzio, Casarotti per Bartesaghi, la difesa di Silotto, palla del contrattacco e Batombo, il muro di Offanengo, può rigiocare Messina con Martilotti che si appoggia al muro e trova il punto di
17-7. Dilaga, possiamo dirlo, la formazione di Messina. Sempre Muzzi al servizio. Casarotti per il primo tempo vincente di Anello. Punto numero 8. Silotto, primo tempo vincente di Marini. Ben imbeccata come al solito da Muzzi. 18-8. Martinotti dei 9 metri. Su Trevisan, Casarotti per la stessa Trevisan. C'è la possibilità del contrattacco per Messina. Eva Tombò. Vincente, 19-8. Addirittura d'arrivo il match, intanto torna Galletti per Casarotti. Out l'attacco di Trevisan, 20-8. Bartesaghi, suo attacco è difeso da Muzzi, contrattacco ancora e Batombò. Picchia forte la difesa di Offanengo, che può contrattaccare con Trevisan. Nuovamente out il suo attacco, 21-8. Galletti, palla per Bartesaghi, la difesa di Faraone, primo tempo di Marini, nuovamente Galletti a coprire, ancora Bartesaghi, c'è Muzzi sulla diagonale, palla alta per Batombò che la lavora ma trova Porzio in copertura, Pomili il muro vincente di Messina, 22-8. Prosegue il turno infinito al servizio. Martilotti su Trevisan, primo tempo di Pomili il muro. C'è nuovamente la possibilità del contrattacco per Bartesaghi, Faraone c'è in copertura e Batombò. La difesa di Nelson, Galletti per Trevisan, comoda la difesa, la copertura di Muzzi, Silotto picchiaforte. 23-8. Galletti per Bartesaghi, la difesa di Messina che non fa cadere un pallone. Ma consegna una frigola a Offanengo, Pomili,
nuovamente stavolta è Muzzi a prendere questo pallone e Batombò si appoggia al muro e trova il 24-8. Palla match per Messina, non riesce ad attaccare, anzi sì, Bartesaghi riesce ad attaccare ma consegna la Fribola a Silotto. C'è la difesa lunga di Nelson, Trevisan, ancora Silotto a mantenere questo pallone vivo, Silotto ancora, c'è Galletti, Bartesaghi e Batombò picchia forte, la chiude lei 25-8, finisce 3-1 per la formazione di coach Bonafede. Tre punti importanti per le ragazze di Messina. Finisce 3-1 il match. Noi non chiudiamo ancora il collegamento perché seguiremo la premiazione dell'MVP. È anche un momento significativo quest'oggi qui a Doffanengo, perché è l'ultimo match del capitano Noemi Porzio che vi mostreremo in diretta. Tanto vediamo anche lo striscione della curva a ringraziare il capitano di Offanengo che quest'oggi ha giocato l'ultimo match qui al Palacoim e chiuderà la stagione e la sua carriera nel prossimo match di Sant'Elia. Aspettiamo quindi la premiazione dell'MVP e a seguire la premiazione del capitano di Offanengo. Tanto la curva omaggia dello striscione capitano Emi Porzio che sta facendo praticamente il giro del palazzetto a ringraziare tutta la gente di Offanengo che in questi lunghi anni le è stata vicino e lo sarà ancora. Emi Porzio che ora si è trasferita anche ad Offanengo e quindi è una cittadina della cittadina cremasca. Ora aspettiamo la premiazione dell'MVP e poi ci sarà la premiazione del nostro capitano, del capitano di Offanengo. Aurelie Batombò è l'MVP del match
mentre riceve il premio di MVP dal sindaco di Offanengo Gianni Rossoni. Come dicevamo in precedenza, è arrivato il momento di omaggiare il capitano di Offanengo, che verrà omaggiata per questo ultimo match qui al Palacoim. Ecco che vediamo che viene omaggiata. Come detto, tanti anni qui ad Offanengo per lei. C'è il premio, il mazzo di fiori concesso dal presidente Christian Bresciàn. Quindi anche noi ci uniamo ai saluti e ringraziamenti al capitano di Offanengo, Noemi Porzio, per questi anni diventata bandiera di Offanengo, che ha disputato l'ultimo match qui al Palacoim e che disputerà l'ultimo match in carriera la prossima settimana in quel di Sant'Elia. È proprio tutto, amici di Volleyball World Italia, ricordando il punteggio di 3-1 con cui la Daisy Shipping Accademia Messina ha sconfitto la Croma Viseco di Biofanengo. Luca Piantelli vi saluta, vi ringrazia per questa stagione, perché è stato l'ultimo match qui al Palacoim. Ringrazio chi ha reso disponibile, chi ha reso, scusate, possibile tutte queste dirette. In maniera particolare ringrazio il service e quindi ringrazio Alessandro Cremonesi, che per tutta la stagione in regia ha seguito e ci ha seguito in questa avventura cremasca. Come detto, il campionato non finisce qui, perché c'è un'ultima giornata di pool salvezza da vivere, c'è la finale di Serie A2 di playoff di A2 da vivere su Volleyball World Italia. Per ora un buon proseguimento di serata.